cambiata la creatività negli anni e qual è il segno distintivo della creatività italiana per lei nel mondo? Ma la creatività italiana è sempre esistita. Oggi, diciamo, con i mezzi di comunicazione, evidentemente si comunica più facilmente in tutto il pianeta, bisogna dire che tutti riconoscono all'Italia e alla genialità italiana un posto di primo ordine, perché voglio dire, non siamo bravi solo a fare la moda, siamo bravi nella scienza, anche se questo non viene comunicato e manifestato, però voglio dire, molti scienziati che lavorano nelle università americane o di altri paesi sono di origine italiana. Vuol dire che la mente italiana è una mente, non si sa per quale ragione, abbastanza sviluppata e che non ha trovato però qui il terreno fertile per essere utilizzato. Questo è un dispiacere, nel senso che se fossimo un paese ordinato, preciso e tutto quanto, e potessimo utilizzare le risorse, oltre che naturali, anche quelle umane, potremmo essere un grande paese. Io ho fiducia in questo paese, ho fiducia che prevalga sempre il buon senso, il senso del bene, e che alla fine ci sia questo senso che siamo tutti uguali e che, voglio dire, meno religione, più scienza. L'approccio che utilizzate con i visitatori della mostra per conoscere Leonardo, qual è insomma il perno focale di questo laboratorio? Allora, in questo laboratorio si fanno tantissime cose su Leonardo. In questo caso facciamo provare ai visitatori a scrivere come Leonardo, con un inchiostro fatto a mano seguendo una ricetta del periodo in cui ha vissuto Leonardo e penna d'oca. Quello che cercano di fare è di vedere la difficoltà tecnica nello scrivere 500 anni fa e perché Leonardo aveva l'esigenza di scrivere al contrario, per rendersi conto di come anche semplicemente scrivere 500 anni fa era un problema e perché Leonardo aveva l'esigenza di farlo al contrario, che da mancino avrebbe sbavato, sporcato e sprecato carta. La frontiera della genetica in questo momento, questo è un laboratorio, si parla ai ragazzi, cosa gli si dice, qual è il futuro? Ma il futuro sta nella comprensione, il modo in cui i vari organismi si sono evoluti nella storia della natura, basandosi sulle enormi avanzamenti che sono stati fatti dal punto di vista tecnologico, sui sequenziamenti dei genomi degli organismi. Quello che una volta era quasi un sogno, sequenziare il genoma umano, che poi è diventato una realtà e che adesso, quando è stato fatto, ci sono voluti circa 10 anni, oggi come oggi il genoma di una persona può essere sequenziato praticamente in un giorno, con costi molto ridotti, e perciò questo apre delle frontiere di comparazione dei genomi dei vari organismi e di lavori poi di analisi di questi dati che porteranno a grandissimi avanzamenti. Qual è il punto di questo laboratorio? Qui facciamo stare insieme due cose che non stanno normalmente insieme: olio, acqua, aria e latte. Ci proviamo e vediamo cosa succede. Per stare insieme hanno bisogno sempre di un emulsionante. Una volta è la lecitina presente nell'uovo quando si fa la maionese, un'altra volta è la lecitina di soia che abbiamo messo sui tavoli, oppure si può fare anche con aria e latte, c'è sempre la lecitina, riesce a fare una schiuma più densa, oppure si può provare anche con la bile, che se noi abbiamo nel nostro corpo, la bile non è quella delle persone, ma è quella... Si spera. Sì, non la prendiamo dalle persone, che ci fa vedere come i grassi si sciolgono nell'acqua. Questo ci serve anche per la digestione. Qual è il suo rapporto con il museo e con le persone che lo vengono a visitare? Nel mio ruolo di responsabile delle collezioni, naturalmente il mio rapporto con il pubblico è soprattutto quello di raccontare le storie che ci sono dietro questi oggetti. Per esempio, ora ci troviamo su un transatlantico del 1925, il mitico Conte Biancamano, e in questa occasione lo apriamo al pubblico
per raccontare tutte le storie, il dietro le quinte di questi oggetti straordinari che raccontano la scienza e la tecnologia di ieri e di oggi. Certo, il ruolo del museo è proprio questo, decontestualizza, se vogliamo, gli oggetti dal proprio ambiente, perché li preserva per le generazioni future. Se pensiamo alla ricerca, per esempio, un modo per raccontare domani alle generazioni future quello che è stato il lavoro dei ricercatori, degli scienziati, dei tecnologi per tante generazioni, è proprio quello di entrare in un museo e, a partire dalle testimonianze materiali del loro lavoro, andare a ritroso e capire il lavoro che è stato fatto, le scoperte, la fatica, il dietro le quinte della scienza e della tecnologia. Come affronterete il tema della scienza? Beh, dunque, parleremo della curiosità. E allora, che cos'è la curiosità scientifica? È una curiosità dove, oltre alle risorse, alle motivazioni, alle aspirazioni individuali, c'è una dimensione collettiva, sociale, di una comunità scientifica e ormai anche di una società della conoscenza che attorno alla scienza ruota. Dunque, queste giornate così a livello europeo significano tangibilmente il fatto che stiamo andando a velocità della luce nella società della conoscenza. Questa sera ci sono tanti ragazzi, grandi, piccini. Cosa si fa in questo laboratorio? Si cerca di capire che cos'è l'energia. Quindi in tutti i suoi le sue forme. Okay. Si cerca di capire che gli oggetti che più abitualmente utilizziamo non sono altro che dei trasformatori di energia. Un luogo inconsueto questo, ma lei conosce molti luoghi inconsueti con la sua arte? Ma da quando porto in giro gli Stradivari ho conosciuto veramente tanti luoghi, tante persone. Sicuramente il Museo della Scienza e della Tecnologia è un luogo insolito, ma devo dire che la musica ha un suo fondamento poi nella scienza e nella tecnologia, proprio per la struttura, cioè la musica viene costruita, gli strumenti vengono costruiti, quindi ci sono delle regole, c'è uno spirito di conoscenza da parte di coloro che costruiscono, che interpretano e che pensano alle musiche, e poi c'è il musicista che le suona. Ecco, quindi è un incontro sicuramente, è un dialogo, è sicuramente una grande apertura. E inoltre la tecnologia oggi ci aiuta a scoprire come sono appunto costruiti anche questi splendidi strumenti che sono gli Stradivari, perché si può finalmente andare a scoprire dei piccoli dettagli che fino ad ora non era possibile solo con l'occhio umano. Sì, questa sera faremo qualcosa di davvero speciale, e un'endoscopia, quindi entreremo con una sonda da una di queste F del violino, anzi da tutte e due, per vedere cosa c'è all'interno di uno Stradivari. È un mondo che solamente pochi liutai possono vedere con degli specchietti appositi, e quindi poter mostrare al grande pubblico come si forma il suono, cioè dove più che altro si forma questo suono magico, è qualcosa di affascinante. Naturalmente è un collezionista molto sensibile, mi ha lasciato l'opportunità di poter fare questo esperimento, chiamiamo così, e andare a vedere tutti quei particolari, l'anima, la catena, le riparazioni che sono state fatte nel tempo, le cicatrici, no? le ferite di guerra, se vogliamo, e tutta la storia dei 300 anni di questo violino fantastico.